stasera abbiamo l'opportunità di scambiare due chiacchiere con Claudio Coronati, che è un reporter esperto di Centro America, ha vissuto per parecchi anni anche nel Centro America facendo parecchi lavori che sono passati anche via etere, insomma su parecchie televisioni. E volevo cominciare un pochettino dall'attualità, no? Leggendo le varie recensioni sui giornali sudamericani, perché mi pare che sui giornali europei non siano apparse queste cose. Durante una recente visita in Brasile del presidente nicaraguense Daniel Ortega, lui stesso ha definito assurda l'iniziativa promossa dal governo di Washington di trasformare il mais in etanolo, cioè di praticamente utilizzare il mais per etanolo. Questo perché? Perché secondo lui il mais, non solo secondo lui, il mais è poi alla base dell'alimentazione dei popoli insomma più poveri, no? Vedi il popolo nicaraguense, il popolo sudamericano, il popolo africano. È asiatico. Asiatico, sì. E ha proposto questa sua polemica al presidente Lula, il presidente del Brasile Lula, che invece utilizza la canna da zucchero per ricavarne etanolo, con enorme differenza, anche perché il terreno utilizzato per coltivare la canna da zucchero in percentuale è sicuramente molto più basso di quello utilizzato per coltivare il grano. Tu cosa ne pensi di questa polemica? Ma, diciamo che comunque insomma Ortega si pone a metà fra la posizione cubana di Fidel Castro, che durante la sua lunga convalescenza ha approfittato per leggere, documentarsi molto, ha messo a frutto quest'anno di convalescenza, fra poco sicuramente riapparirà in pubblico prima o poi, ma non come comandante in capo, perché Cuba non ne ha bisogno ce ne stanno altri, insomma. Lui ormai fa queste ogni giorno, scrive queste cose, le pubblica e hanno ripercussioni, le mandano in giro per il mondo, hanno ripercussioni internazionali grossissime, risposte di Bush, poi dopo, insomma, cioè Fidel Castro comunque rimane anche malato, tuttora convalescente, anche se in buonissime condizioni fisiche ormai, rispetto a come stava, era praticamente in fin di vita un anno fa, rimane comunque insomma un interlocutore internazionale egregio, è importante per tutti. Certo, la posizione di Fidel Castro è estrema, perché Fidel si sa che è un estremista di sinistra, e così Cuba ugualmente, insomma, praticamente, e tutta la dirigenza cubana. Per Fidel, secondo Fidel, andrebbe assolutamente escluso sia il mais che la canna da zucchero, mentre invece Daniel Ortega, che sta un po' mediando, anche grazie a questo è ritornato al potere dopo 17 anni e 4 elezioni in cui ha perso sempre per uno scarto di pochissimi voti, è ritornato al potere di quella rivoluzione sandinista che lo ottenne con le armi in pugno, e poi si adeguò alla democrazia occidentale, fece delle elezioni e paradossalmente 17 anni fa persero le elezioni. Ovviamente Ortega ha dovuto un pochino fare i patti con il diavolo per poter ritornare, anche perché non è facile vincere delle elezioni, cioè le elezioni sono molto democratiche, però quando i voti si comprano, come in Italia, come in tutto il resto del mondo praticamente, siccome gli americani hanno un sacco di soldi, possono ovviamente praticamente truccarle, insomma, no? Come per esempio quando Al Gore perse le elezioni pur avendo più voti di Bush 8 anni fa. E comunque queste cose le decidono i poteri forti. Allora che Daniel Ortega ha mediato un pochino fra queste due cose. Effettivamente il mais è molto più importante della canna da zucchero, anche se la canna da zucchero dà lavoro a molta gente comunque nei paesi del terzo mondo, i tagliatori di canna eccetera, però è secondaria, perché non è che ci si alimenta molto con lo zucchero, con la canna da zucchero. Fondamentalmente a Cuba ci fanno il rum, e anche negli altri paesi, perché ormai lo zucchero non è neanche più quotato in borsa, mentre il mais quello è un delitto. Secondo Fidel Castro saranno 3 miliardi di morti,
se va in porto questa operazione etanolo di Bush, in accordo poi con Lula. Lula, sì, Lula fa i patti davvero col diavolo. Secondo Ortega invece, che è un po' più mediatore, un po' più, diciamo, meno estremista di sinistra, anche se sicuramente adesso la sua politica prenderà, adesso che è al potere nuovamente, una sterzata a sinistra notevole, già tutto lo lascia indicare, aderisce all'ALBA, aderisce al trattato, insomma è amico di Chavez, amico di Fidel, questo si sa storicamente, per cui nonostante tutto ciò, però insomma Ortega per il momento è contrario a che la canna da zucchero, a che solamente il mais, la canna da zucchero potrebbe anche essere utilizzata. All'inizio del mese di agosto a Caracas si è tenuto la sesta cumbre social per la Unión Latinoamericana e Caribeña, si dice, caraibica, un incontro che ha visto riuniti rappresentanti di più di 30 paesi a livello mondiale. Ecco, la conclusione a cui si è arrivata nel corso di questo sesto convegno vanno a toccare, secondo me, degli aspetti fondamentali di quella che noi chiamiamo globalizzazione umanista. Insomma, si vuole un pochettino contrastare la globalizzazione neoliberista. Ne è uscita questa carta che sembra quasi una carta dei diritti dell'uomo, che tenderebbe, almeno da quello che ho capito dalle varie rassegne stampe, che tenderebbe a rimettere l'essere umano come l'essenza stessa, a riconoscere l'essere umano come l'essenza stessa della vita, il centro di tutte le iniziative nel rispetto del diritto dei popoli, basandosi appunto sulla importante relazione che parte e arriva alla solidarietà tra i popoli e alla solidarietà umana. Insomma, io la vedo come una bella bastonata la globalizzazione neoliberista imperante. Ecco, io volevo sapere prima cosa ne pensavi, se era ancora comunque quell'utopia che tutti dicono essere la globalizzazione umanista, oppure se può essere davvero l'inizio della famosa svolta tesa verso la riconquista dello spazio per l'essere umano fondamentalmente. Ma io penso che insomma questo accordo, questo accordo strategico fra le nuove democrazie popolari emergenti dell'America Latina, oltre a Cuba, che vabbè è un caso un po' particolare, l'ha fatta proprio con le armi la democrazia popolare, e questi altri sono comunque Venezuela, Nicaragua, Ecuador, l'Argentina di Kirchner e altri paesi, e fra poco il Guatemala di Rigoberta Menchú, speriamo il 9 settembre, fra pochi giorni, no? Premio Nobel per la pace, figlia di un dirigente politico sindacale assassinato dagli squadroni della morte, India, Evo Morales in Bolivia, eccetera. Lo stesso Cile della Bachelet, anche se ieri 29 agosto ci sono state grosse manifestazioni studentesche con repressione poliziesca brutta, almeno così dicono i telegiornali, perché comunque insomma la Bachelet è molto moderata. Comunque insomma questa nuova America Latina è un po' praticamente quello che si va a sostituire, è un po' praticamente il frutto della caduta dell'effetto postumo della caduta del muro di Berlino. Insomma, gli Stati Uniti sono stati praticamente costretti a continuare a fare guerre senza più un nemico, l'Unione Sovietica non esiste più, per cui la NATO non dovrebbe più avere ragione di esistere, hanno continuato a fare guerre perché devono vendere armi, droga, eccetera eccetera, però si sono concentrati molto anche perché per la stupidaggine politica dell'attuale comandante in chief Bush Junior, tant'è che litiga anche con il padre, non c'ha più i ministri, si dimettono, si sono molto concentrati sul Medio Oriente, hanno lasciato un po' spazio libero in America Latina, hanno mosso tutte le truppe dall'emisfero americano verso il Medio Oriente e anche gli uomini della CIA, al punto che appunto nel frattempo insomma l'America Latina, che comunque era ora che si risvegliasse negli ideali di Simón Bolívar con Chavez,
di José Martí da tempo con Fidel Castro, per capirci, insomma, per semplificare, e con, insomma, con tutti quelli che hanno lottato, no, per secoli, insomma, praticamente per liberarsi dal mostro imperialista. Nell'ultimo secolo particolarmente tutti i popoli dell'America Latina, dopo essere stati massacrati dagli spagnoli negli anni della colonizzazione, diciamo che sono stati comunque e continuano ad essere massacrati, insomma, dall'imperialismo nordamericano, questi paesi praticamente si sono risvegliati e hanno dato luogo a un nuovo gruppo umanista, ecco, brava, democratico, non più stalinista come ai tempi dell'Unione Sovietica, però che non si chiama più Unione Sovietica o Unione Europea, certo, ma Unione Latinoamericana. Ecco, questo è il futuro probabilmente che cambierà il mondo, che potrà nuovamente tornare a dare una chance al mondo affinché cambi per un mondo migliore. L'America Latina di Fidel, di Chavez, di Ortega, di Evo Morales e di, insomma, dei contadini, dei popoli. Ecco. I popoli indigeni dell'America Latina hanno ripreso ad avere voce, in qualche modo stanno prendendo forza, sempre più forza, si stanno unendo. Tu pensi che quest'onda, che poi ovviamente volge verso la conquista della democrazia, del socialismo democratico, insomma, di quella che è l'evoluzione umana, ecco, tu pensi che possa passare il confine americano andando a coinvolgere anche i popoli indigeni sfruttati e assolutamente massacrati negli Stati Uniti, i famosi nativi americani, possa in qualche modo riuscire a passare quella? Certamente intanto l'ha già passata in Bolivia, ricordiamoci che il Che è morto in Bolivia, e la storia della morte del Che non è quella ufficiale, però ne parleremo un altro giorno. Ovviamente il progetto del CE era assolutamente appoggiato al 100% da Fidel, dico la storia della morte del CE, non è quella che si racconta ancora, ma ne parleremo poi nel 40° anniversario alla Higuera, dove è stato prima torturato e poi ucciso e poi smitragliato per mascherare le torture, il CE, e da elementi neofascisti, neonazisti, addirittura italiani e tedeschi. Però vabbè, questo è un altro argomento, diciamo, comunque quella Bolivia che il CE voleva risvegliare, si è risvegliata, gli indios stanno al potere per la prima volta, come diceva l'ambasciatore, il neo ambasciatore boliviano a Roma, in quell'altro servizio che abbiamo mandato in onda, è la prima volta che gli indios, i poveri, stanno al potere in Bolivia. In Bolivia è un paese poverissimo, uno dei paesi più poveri del mondo, capito? Diciamo che hanno delle opposizioni fortissime da parte dell'oligarchia, degli Stati Uniti, della CIA, eccetera, eccetera, tant'è che ci sono manifestazioni in questi giorni contro il presidente Evo Morales, però da qui a sperare che questo si rifletta automaticamente sulle condizioni di vita per un mondo migliore negli Stati Uniti dei nativos nordamericani è un po', diciamo, ottimistico. Io credo che prima o poi, inevitabilmente, prima che il pianeta scoppi, esploda, e per motivi ambientali e per motivi di sfruttamento di tutto, delle risorse, degli uomini, della gente, prima che questo esploda magari in una rivoluzione cruentissima oppure in un Big Bang, dovrà accadere il capitalismo comunque, insomma, la battaglia delle idee, quello di cui parla Fidel Castro, diciamo che fino a che questo non accade negli Stati Uniti sarà un po' difficile che questo si rifletta sulle condizioni reali di vita degli indigeni nordamericani.
si è già visto comunque dal punto di vista proprio prettamente razionale, senza nessun coinvolgimento emotivo, che comunque il neoliberismo è finito, insomma, voglio dire, è finito dal punto di vista razionale, che poi sia finito dal punto di vista affattivo con un altro paio di maniche. Non era mai iniziato. Ecco. È successa un'altra cosa, che invece questo ho letto sulle testate giornalistiche europee, questo accordo tra Chavez e il sindaco di Londra, Livingstone. Ah, sì. Questo accordo per cui Chavez ha deciso di dare petrolio a Londra, per gli autobus di Londra, con un 20% di sconto, mi pare di avere capito, per fare in modo che questi mezzi pubblici così costosi, sembrano essere i più costosi di tutta Europa, possano poi divenire alla portata di tutti. Tu cosa ne pensi di questo accordo tra Londra e Chavez? Va bene, io penso che va bene. Chavez è una persona estremamente intelligente. E io non direi che sia un comunista come Fidel Castro, è una persona più pragmatica, addirittura più pratica, e con grandi capacità di interazione politica, strategica, eccetera. Scusa. E ovviamente dico, tutto ciò che va in favore di uno sviluppo dei rapporti internazionali, di una distensione, quando lì magari a Londra gli inglesi nel frattempo stanno bombardando l'Iraq insieme agli americani tutti i giorni, o l'Afghanistan, tutto ciò che va, diciamo, a fin di bene è utile, soprattutto nel senso del risparmio energetico, che quello è sicuramente uno dei motivi per cui si fa tutto ciò, perché se non risparmieremo a livello di energia nel mondo, se non cominceremo a cambiare le lampadine tutti quanti, se adesso il mondo ha più o meno una speranza di vita, il pianeta, di 30 anni, beh, già cambiando tutti quanti le lampadine potrebbe raddoppiare, almeno i nostri figli potrebbero arrivare all'età pensionabile. Sempre che ci sia la pensione a quei tempi. Già che non c'è adesso. Appunto. Io ti volevo chiedere un'altra cosa, ma perché continui a parlare di Fidel Castro come di un comunista e non come di un socialista? No, perché è comunista, è comunista. Qual è la differenza? Fra un comunista e un socialista è come quella che ci può essere fra Stalin e Craxi. Non facciamo confusione tra il socialismo e il craxismo, perché sono due cose un po' diverse. Di socialismo ideologico. Socialismo storico. Beh, no, vabbè, sì, è un socialismo. Cuba è un paese socialista, non è un paese comunista. Però, insomma, Fidel Castro è dichiaratamente comunista, è il segretario generale del Partito Comunista Cubano. Quanto è democratica Cuba? Più di noi sicuramente, è poco comunque rispetto a quello che potrebbe essere se non fosse vittima di un embargo, di un'aggressione costante da 50 anni a sta parte. Qual è il tuo concetto di democrazia e come fa a collimare con quello di comunismo? Quello che ho appena detto, cioè che potremmo essere molto più democratici, e il comunismo è assolutamente una cosa democratica, perché contemplerebbe, diciamo, neanche più l'uso del dinero, del denaro, no? Quindi comunque diciamo diventeremo tutte delle persone coscienti di quello che stiamo facendo, cioè il comunismo. Il socialismo è una fase intermedia, no? Fra il capitalismo e il comunismo. Per cui cioè la più democrazia del comunismo, in teoria. Certo che però, se rompiamo le prigioni, no? Liberiamo tutti, e fra questi liberati togliamo i soldi, e ognuno prende quello che vuole, e ognuno lavora quando gli pare, se fino a che non c'è la coscienza, dopo millenni di egoismo, di schiavismo, il Medioevo, che ne so, insomma, se questo lo facciamo in 3 secondi, ovviamente che succederebbe? Che subito, puff, arrivano gli americani, no? E aiutano subito i gruppi più, diciamo, più antisociali, e riprenderebbero il potere anche a Cuba, no? Nell'immaginario collettivo l'esperienza, insomma, ci suggerisce un pochettino si fa un po' fatica ad associare al comunismo la libertà di espressione, di pensiero, eccetera. E del resto è un dato di fatto, anche a Cuba, insomma, se tu dici delle robe che non va bene al governo, mica ti
ti accarezzano, no, mi pare, almeno questo è nell'immaginario collettivo. La tua esperienza cosa ci dice? A Cuba? No. Se sono, guarda, a Cuba puoi dire qualsiasi cosa, se, cioè se tu sei amico, diciamo, della rivoluzione, no? Puoi dire delle cose, fai delle battute, barzellette su Fidel Castro, peggio che quelle sui carabinieri in Italia. E puoi scherzare, fa battute, eccetera, eccetera, dire delle cose, se quando sbaglia Fidel non c'è problema. Se tu minimamente, ovviamente, sei schedato fra quelli che prendono quei 50 miseri dollari al mese dalla CIA, quei pochi stupidi che poi si fanno magari dopo 10, 12, 15 anni di carcere per questo, perché il tradimento ha una causa comune, beh certo sì, no. non conviene. Però se non stai fra quelli lì, se tu stai in buona fede, Fidel sbaglia, dice una stronzata, la può dire, perché è un essere umano, no? Fidel, chi che sia, non succede assolutamente niente. A Cuba c'è veramente una grande libertà anche qui, insomma, diciamo, teoricamente noi possiamo parlare male di Prodi, di Berlusconi, a secondo chi si alterna al governo, no? Vabbè, ma questo non crea problemi, perché non è un paese sotto assedio. Ovviamente se per caso a uno venisse in mente di dire qualcosa che vada veramente contro e mette in rischio il sistema qui, vedi come vai subito a finire a Re Bibbia o San Vittore, eccetera, eccetera. O se fai qualche azione che realmente non a parole ma nei fatti mette a rischio. Quindi tu senti una repressione capitalistica qua da noi, come invece magari in un paese come Cuba c'è una repressione di tipo comunistico. Sì, sì. Io la democrazia la vivo come come l'obiettivo dell'essere umano, no? Dell'umanità, dove lo so che è ancora un'utopia, comunque dove le comunità si mettono in discussione, dove comunque non c'è nessun potere dispotico, dove comunque la gente ha voce, ma ha voce veramente, anche in contraddittorio, perché poi la critica è quella che fa crescere un governo, che fa crescere una comunità. Io questo non lo vedo applicato nei paesi dove c'è stato il comunismo o dove c'è il comunismo. Sì, però mettiamo subito in chiaro l'etimologia della parola democrazia, no? Cioè demos e grazia, dal greco e dal latino, insomma, no? Potere al popolo. Beh, e tu lo vedi il potere al popolo qui? No, io infatti non vedo nessuna democrazia applicata. Infatti, cioè, secondo me, cioè, diciamo che Cuba poi alla fine, diciamo, è più democratica che altri paesi, che molti altri, forse tutti, perché bene o male, insomma, il popolo sta al potere in qualche modo, diciamo, un po' rocambolesco, però è un po' dovuto anche dettato dalla situazione internazionale, dai blocchi economici, eccetera, dagli assedi, eccetera. E mentre invece qui non c'è proprio neanche l'ombra del potere al popolo. Questo è un altro, della democrazia. Questo è un altro discorso. Tu pensi che nei tempi attuali, che sono completamente diversi da quelli che hanno vissuto il Che Guevara, Camilo Sienfuegos, Fidel Castro, eccetera, no? I grandi rivoluzionari dell'America Latina, sia possibile arrivare a quel socialismo, a quella forma di democrazia, cioè veramente il potere al popolo, senza uso della violenza? Noi non lo vedremo, però sicuramente questo accadrà. I nostri figli ricorderanno, come diceva Marlon Brando in Ultimo Tango a Parigi. Concludiamo con Ultimo Tango a Parigi. Parliamo un pochettino di Camilo Sienfuegos. Tu
che forse è l'eroe per antonomasia della rivoluzione cubana, insieme a Che Guevara, insieme, che è internazionalizzato Che Guevara come personaggio, insieme a Fidel Castro. Ecco, l'eroe sorridente veniva chiamato, se non ricordo male, viene ancora chiamato a Cuba. Ci puoi dire? Ah, scusa. Sì, praticamente per i cubani Camilo Sanfuegos non è mai morto. Se qualcuno va a Cuba e scherza su Camilo Sanfuegos dicendo ma Camilo Sanfuegos dov'è? Perché Camilo Sanfuegos realmente il corpo, i resti dell'aereo su cui scomparve nell'oceano Atlantico non vennero mai ritrovati nonostante gli sforzi, le ricerche incredibili, addirittura Che Guevara si improvvisò pilota cercando su tutto il mare su tutta la zona circostante i resti, un resto di quell'aereo non venne mai ritrovato. Se qualcuno a Cuba si azzarda, ecco lì sì che non c'è democrazia, se qualcuno si azzarda a fare una battuta su Camilo Sanfuegos, che per loro è ancora siccome non sono mai stati ritrovati i resti né dell'aereo né dei corpi, perché stava insieme al pilota anche dell'aereo che da Camagüey lo riportava a La Habana, è lì sì che i cubani si arrabbiano molto, perché Camilo Sanfuegos è come fosse Padre Pio per gli italiani, per i commercianti italiani. Ma sono nate anche delle polemiche circa la sua morte, almeno sono seguite delle polemiche, c'è chi dice che è ancora vivo, c'è chi dice che è tornato negli Stati Uniti, perché per un periodo della sua vita visse negli Stati Uniti, se non ricordo male. Le polemiche sono tutte strumentali, come sulla morte del Che, per esempio, è made in USA, ossia fabbricata a Miami dalla CIA, dai controrivoluzionari. Camillo è semplicemente data la sua temerarietà, il suo spirito così scherzoso, temerario, sorridente, era il capo del plotone suicida durante la rivoluzione. Camillo è semplicemente, a causa della sua temerarietà, è stato inghiottito da un uragano con un piccolo Cessna, un aereo piccolissimo, con cui lui volle ritornare a La Habana frettolosamente, perché aveva una riunione con Fidel per spiegare, dopo che era andato a Camagüey a scongiurare un complotto di un tenente insomma, che si era montato la testa, che si era serragliato dentro una caserma, perché però era conosciuto, che aveva dichiarato di essere contrario alla politica di Fidel, al comunismo, alle prime misure realmente socialiste del governo rivoluzionario cubano. Fidel inviò Camillo a parlare, perché Camillo era poi il capo era uno dei due capi dell'insurrezione, no? E Camillo era quello che conosceva, sapeva come parlare ai cubani, per questo è molto amato, era uno che sorrideva, che scherzava con tutti, un tipico cubano, e riuscì a sbaragliare la congiura, però poi dopo volle assolutamente da Camagüey ritornare a La Habana, e lì c'era l'uragano, addirittura il pilota disse no, io non salgo su questo aereo con questo casino, con questo uragano che c'è, e lui invece, Camillo, disse che sarebbe partito comunque da solo. Allora a quel punto il pilota è andato con lui, ma comunque sono stati inghiottiti, questo perché era fatto così, lui non aveva paura di niente, addirittura non aveva paura del Che, insomma, no? Anzi, scherzava con il Che. Una volta si racconta, insomma, che nella Sierra Maestra il Che era sempre un po' lento, sai, gli argentini sono un po' lenti, poi il Che era asmatico e stava sempre su sta maca, in attesa, dice, aspetta, il Che si metteva sulla maca col mate, quella cosa tipica che usano gli argentini,
E Camillo più volte gli disse di insomma di alzarsi, e il Che diceva per questo lo chiamavano Che, che gli argentini intercalano il Che come cioè gli italiani, e il Che non ne voleva sapere, insomma praticamente continuava a dondolarsi su sta maga, fino a che a un certo punto Camillo ha preso un machete, ha tagliato la corda della maga, e ci ha fatto un volo di culo tremendo, suscitando gli scherzi, le prese in giro di tutta la truppa guerrigliera. Erano un trio praticamente, Fidel, il Che e Camillo. Sì, una trinità, una santissima trinità, ma oltre a loro ci stanno altri che magari dietro le quinte anche erano importantissimi, come Raul Castro, che non è perché sia il fratello di Fidel che si è guadagnato i gradi, ma perché se le ha fatte tutte, dall'assalto alla caserma Moncada, che gli costò l'arresto, le torture e poi l'esilio in Messico, da dove ripartirono insieme appunto anche col Che, che veniva dal Guatemala, che veniva dal Guatemala di Armenz, aveva collaborato alla rivoluzione democratica in Guatemala, stroncata poi dall'invasione americana. Con 30.000 morti, si era rifugiato in Messico anche il Che, lì conobbe Fidel Castro, Raul Castro, Almeida, Ramiro Valdés, insomma tutti quegli altri che parteciparono poi alla spedizione con quel battello in 82 fino alle pendici della Sierra Maestra, e che poi dopo 2 anni, nonostante anche il Che fosse stato ferito e molti dispersi rimasero in 12 o 17, adesso non ricordo esattamente, e comunque in 2 anni portò alla vita, fra cui Camillo vivo, in appena 2 anni riuscirono a liberare addirittura fino a La Habana, no? Che era dalla Sierra Maestra, con l'appoggio dei contadini ovviamente, che era distante in linea d'aria 800 km, per cui via terra 2 battaglioni, uno condotto da Camillo Cienfuegos e l'altro dal Che, percorsero l'isola portandosi appresso i contadini. Anzi, dopo la battaglia di Santa Clara, che fu decisiva, Camillo fu quello che arrivò per primo a La Habana a liberarla, cioè Camillo è il liberatore della Habana, e il Che arrivò il giorno dopo. E Fidel arrivò 8 giorni dopo. So che è famoso per la battaglia di, non so se lo dico bene, Yaguacay, è diventato famosissimo per quella battaglia, esattamente come il Che per la battaglia di Santa Clara. Sì, praticamente appunto con le due colonne, quella del Che sul Mar dei Caraibi e quella di Camillo sull'Oceano Atlantico, si rincontrarono a Santa Clara il 28, fra il 27 e il 29, il 30 dicembre del 1958, appena 2 anni dopo lo sbarco disastroso che costò la vita, appunto rimasero in 17, non in 12. E queste due colonne, composte più o meno da 100 combattenti l'una, insieme a Santa Clara in 200 più alcuni contadini, alcuni operai, insomma in un totale di 500 guerriglieri, sgominarono praticamente l'ultima resistenza dell'esercito di Batista a Santa Clara, che è a 300 km da La Habana. Batista, il dittatore, fuggì durante la notte del 31 dicembre del 58, insieme a tutto il tesoro di Cuba, insieme a tutti i mafiosi, Al Capone e compagni, andarono a Miami. I soldati rimasero là, ma insomma ormai Fidel ordinava di insistere, andare verso La Habana. Fidel non poteva esporsi in prima persona, perché se uccidevano Fidel, che era la mente di tutto e comunque anche un buon combattente, era il comandante in capo, sarebbe potuto finire tutto. Che in realtà sia il Che che Camillo erano 2 militari, 2 guerriglieri, ma
ma molto temerari, e il Camillo ancor più del CE, e in più con il polso della situazione cubana, con il polso della popolazione cubana, con l'affetto, perché era simpaticissimo, raccontava barzellette, era un pazzo, diciamo un pazzoide, col suo cappello tipo Sandino, e fu Camillo che per primo andò a liberare l'Havana il 1 gennaio del 1959, ossia fra poco 48 anni fa. Volevo fare un richiamo a due dichiarazioni, una fatta da Fidel a proposito di Camillo Cienfuegos, no? Fidel dice di Camillo: uomini come Camillo sorsero dal popolo e vissero per il popolo. Nostra unica consolazione di fronte alla perdita di un compagno tanto vicino a noi è sapere che il popolo di Cuba produce uomini come lui. Camillo vive e vivrà nel popolo, un po' come hai detto tu. Mentre il CE ne ha parlato in questi termini: Camillo fu il compagno di 100 battaglie, l'uomo di fiducia di Fidel nei momenti difficili della guerra e il lottatore abnegato che fece sempre del sacrificio uno strumento per temprare il suo carattere e forgiare quello della truppa. Tu cosa diresti di Camillo? Ma che ne so, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, ero troppo giovane, però direi che Camillo è l'ideale, secondo me, dell'uomo nuovo, di quello che dovremmo essere tutti quanti, non necessariamente con il fucile in mano, comunque una persona senza interessi personali, assolutamente privo di egoismi, tant'è che è morto così, appena 8 mesi dopo il trionfo della rivoluzione, sempre per essere addirittura disciplinato. Che Camillo sì, era un militare, ma poi alla fine era un uomo del popolo, ecco, capito? Mentre il CE magari, diciamo, proveniva un po' dalla borghesia argentina, dalla piccola borghesia argentina, e comunque è stato un grande perché ha superato le proprie stesse contraddizioni originarie, no? Forse anche si è dovuto sforzare molto più che Camillo, però Camillo veniva proprio dal popolo, capito? E magari ci fossero i Camillo Cienfuegos, e invece purtroppo, ma senza fucile anche, no? Ma col fucile magari sarebbe pure meglio. L'immagine del popolo potremmo definire Camillo Cienfuegos. Sì, Camillo Cienfuegos è Cuba, come Fidel è Cuba e come il CE anche è Cuba, ma il CE è anche l'America Latina, ma anche Camillo è l'America Latina, è il futuro dell'America Latina. Diciamo che Camillo Cienfuegos potrebbe riunificare, diciamo, sia l'internazionalismo che il latinoamericanismo, che il cubanismo. Non lo so se uso dei termini impropri, ma insomma, così di cuore dico al volo che a qualsiasi cubano gli si chieda chi è Camillo, immediatamente gli si addrizzano i pelini sulle braccia, e anche le donne. Si dice: a Cuba la medicina non è una merce, che per noi è un sogno, no? A questo punto. E io ti chiedo se è proprio vero che la sanità è alla portata di tutti, in egual misura, e che i medici sono davvero orientati verso i pazienti e non verso l'acquisizione di potere e di denaro? Sì, sì, no, assolutamente, è verissimo quello che dici, quello che domandi, è così, è così, è così. A Cuba, Cuba c'ha tanti difetti, ma insomma, e c'ha anche i difetti dovuti appunto all'embargo economico, al blocco economico. Nel senso che molte medicinali non arrivano, alcuni macchinari eccetera, però il cubano in sé è un tipo che comunque da poco riesce a inventare molto, sono ingegnosi, sono un po' come gli italiani di una volta, diciamo, quando c'erano dei problemi, e quindi comunque sia la preparazione dei medici, delle strutture di base è grandiosa, addirittura, insomma, fino a pochi anni fa addirittura gli stranieri andavano a curarsi a Cuba, fino a che dopo la caduta del blocco socialista, quindi caduti in un doppio embargo, sia quello americano che quello sovietico, no? Ex sovietico, i cubani sono stati costretti a fargliele pagare le cure mediche, le spese mediche agli stranieri, e
ma addirittura prima curavano pure gli stranieri gratuitamente, addirittura a Cuba. Cuba è l'unico paese al mondo, guarda, così, tanto per, credo, che ha due primati secondo me ineguagliabili. Uno che prima anche per gli stranieri, adesso no, adesso pagano meno che rispetto in Europa, eccetera. Allora, la chirurgia estetica, per esempio, per le donne, per gli uomini, eccetera, è gratuita, per tutti, possono essere di qualsiasi quartiere, di qualsiasi posto di Cuba. E anche il cambio di sesso è gratuito. Ed è accettato dal punto di vista sociale? Beh, certo, ci sono dei residui, diciamo, di machismo, ma questo più che machismo viene dal problema dell'invasione spagnola, dominazione spagnola, si chiama spagnolismo più che machismo. È un problema, vabbè, molto da approfondire. Comunque, insomma, certo, c'è ancora del machismo a Cuba, quello che noi chiamiamo machismo, però per esempio la figlia di Raul Castro è una sessuologa, Mariela Castro. Raul Castro è l'attuale premier, no? È il fratello di Fidel, ma non perché sia il fratello, ma perché se le guadagnate tutte le cose, ed è ideologicamente e politicamente il più preparato dopo Fidel per poter condurre la rivoluzione. Se fosse stato un altro avrebbero sicuramente messo un altro, insomma, ma Raul è come Fidel, insomma, se le ha fatte tutte le battaglie, capito? Se le ha guadagnate sul campo. E vabbè, la figlia è una sessuologa, Mariela Castro, io l'ho intervistata e beh, lei stessa, insomma, mi suggerisce queste parole. Lei dirige il Centro Nazionale d'Educazione Sexuale, CNSEX, della Habana, ed è quello che poi porta avanti appunto una politica di aiuto alle persone con problemi sessuali, comunque quella, il CNSEX è quello, diciamo, che spinge sul Parlamento cubano affinché, come è stato approvato a dicembre dello scorso anno, nel 2006, dicembre 2006, per esempio una legge appunto che dal Parlamento cubano, che è proposta da Mariela Castro, che equipara le coppie di fatto alle coppie, insomma, un po' come da noi, diciamo, anzi molto più avanti da noi, perché oltretutto, insomma, legalizza il cambio di sesso e lo sponsorizza, nel senso che lo paga completamente, incluso le spese di assistenza psicologica, eccetera. Per cui oggi a Cuba è un transessuale, se vuole cambiare sesso, una donna che vuole, un uomo che vuole diventare donna, anche una donna che vuole diventare uomo, tutte le spese, compresi i materiali, sono a carico dello Stato, perché nel comunismo è così. D'altronde. Quindi è un pregiudizio nostro che in un paese come Cuba l'omosessualità sia contrastata, non ben vista dal punto di vista sociale, non accettata. Quanto e come da noi, pure noi viviamo in una società maschilista, a livello popolare sì, e va detto che nei primi anni della rivoluzione, per i pochi quadri dei Barbudos, quelli che scesero appunto dalla Sierra Maestra, Camillo compreso, Camillo morì, il Che se ne andò in Bolivia a fare la rivoluzione, non erano molti per poter fare. Allora, i primi posti più importanti dei ministri, quei pochi che sapevano leggere e scrivere, diciamo, o che fossero più o meno laureati, erano il ministro degli interni, il ministro della difesa, però non il ministro della cultura, per esempio, no? Quei posti venivano occupati da gente che non aveva mai toccato una pistola durante la rivoluzione, gente magari della piccola borghesia. Fidel doveva pure assegnare questi compiti. Il primo compito era difendere la rivoluzione, e effettivamente la piccola borghesia cubana commise dei grossi errori nei primi anni della rivoluzione a discapito degli omosessuali, ma questo per errori personali di alcuni ministri o poliziotti, capito, cose del genere. Quindi rettificati, sono completamente rettificati.
È vero, mi puoi confermare quindi che la scuola di medicina cubana è una delle migliori del mondo, come si dice? Assolutamente sì, anche se avrebbe bisogno di, secondo me, di, no secondo me, secondo di fatto avrebbe bisogno di aiuti, di più aiuti, insomma, è, come dire, avere un gran calciatore, un Maradona, avere 100 Maradona e non avere gli scarpini, le scarpe da pallone per farli giocare, insomma, capito? Avevo trovato una dichiarazione del ministro della sanità cubana, che è José Ramón Balaguer, si dice. Dice, nel momento della consegna delle lauree di medicina, facoltà di medicina, dice, possiamo dire che questa consegna di lauree è di nuestra America, come desiderava José Martí. Lui disse che patria è umanità e questa festa di laurea è per l'umanità, con donne e uomini che lotteranno con questo senso di solidarietà umana perché il mondo sia differente. È un po' come se volessero dare lo scettro del cambiamento in mano ai medici. Beh, certo, la medicina è strategica a Cuba, per esempio la biotecnologia, no? Su quello sì, sono molto avanzati, su quello non lesinano neanche un centesimo. Ci sono studi avanzatissimi sulla biotecnologia, primo perché può produrre, tu sei medico, lo sai meglio di me, scusa, può produrre e riprodurre medicamenti, medicine, vaccini, eccetera eccetera, in quantità industriale. Poi anche la biotecnologia può essere utile a livello vegetale, non solo, e anche animale. Cuba attualmente commercia e vende i propri prodotti in biotecnologia, biotecnologici, con brevetto, li vende a 44 paesi del mondo. Sono avanzatissimi, stanno anche studiando e molto vicini sono alla scoperta del Santo Graal, dell'immortalità umana. Io sono stato nei laboratori famosi di biotecnologia. C'è mai entrato un giornalista straniero? Le multinazionali che ruolo hanno le multinazionali che ruolo hanno nell'ambito degli studi, delle ricerche di biotecnologia, per esempio? Nessuno. Quindi non esistono multinazionali, non c'è nessuno zampetto di multinazionali a Cuba. Tutto made in Cuba. Quindi anche i costi dei farmaci sono molto più bassi. No, i costi sono gratis. I farmaci sono gratis a Cuba. Sono completamente gratis. Completamente gratis, come i libri di scuola, come tutto, come tutto. Quindi, ecco perché quando poi dicono che un cubano guadagna 10-15 dollari al mese, la gente dice, è chiaro, se c'è tutto gratis, compresa la casa, la luce, il gas, eccetera, quei 15 dollari poi se li spenderà. Perché poi tradotti in pesos cubani sono molte cene, pranzi, o vestiti, o pranzi, cene con tutta la famiglia a fine settimana, capito? Per cui non ci stanno problemi. Quindi insomma, sei ammalato, vai dal medico, non spendi niente, vai in ospedale, non spendi niente, vai, non c'è neanche il ticket, insomma, vai, non so, vai in farmacia e non spendi niente. Niente. E vai anche a comprare al supermercato le cose, al supermercato del quartiere, non spendi niente. È un paradiso. Beh, non esageriamo. Se invece i 15 dollari fossero 50 al mese, come stipendio, sarebbe meglio per tutti, è ovvio. Però grazie a Bush ancora questo non è possibile. Comunque c'è un incremento del livello di vita, ogni anno si vede, insomma, il miglioramento. E poi chi ha mai visto un cubano mal vestito, una cubana mal vestita o scalzo, un bambino, come in tutto il resto dell'America Latina? Grazie, grazie.